Ciao ragazzi, benvenuti in questo video e buon sabato a tutti. Giochiamo contro la Woman Grandmaster Ambozzari, greca, che si gioca la siciliana e vediamo cosa giocherà contro la nostra Alapin. Ricordiamo che stiamo giocando a 2 minuti, a 3 minuti più 2 secondi a mossa. Ok, questa è una delle varianti più solide contro la Alapin. Ok, niente da dire, a parte che prima o poi probabilmente si verrà a creare un pedone isolato in D4 se io non decido di mangiare. B6, questa è una variante interessante. L'idea è mettere l'alfiere chiaramente in B7, penso. Ma ok. Possiamo giocare in maniera creativa, forse? Giocando tipo C4 qua. Proviamo a confondere un po' le cose giocando C4. Non so se sia buona, ma ho la sensazione di dover fare qualcosa di diverso, visto che lei ha scelto questa variante molto, molto strana. Che non conosco naturalmente. Però non so se C4 abbia senso. Vabbè, donna di 8. Non perdiamoci in chiacchiere. Cavallo C3. Probabilmente alfiere B7. Se mangia qua c'è cavallo B5. E recupererò il pedone. Spero. Lei dice che non è così facile riprendersi il pedone. Questo potrebbe essere un problema abbastanza serio. Però dobbiamo giocare per l'iniziativa. Quindi alfiere F4. Arrocco molto veloce. Però su arrocco posso mangiare qua. Ok, cavallo C7, ad esempio torre B8. Non vedo bene dove arrivo. Quindi mangiamo in D4. Perché su arrocco vedete che dopo la presa, la donna non può mangiare per via di alfiere per H7, questo solito trucco basato sulla donna sospesa in D4. E alfiere B7. Qua sembra che il nero abbia una posizione fantastica in realtà, quindi qualcosa è andato storto. Ma ok, dai, cercheremo di rendergli la vita difficile. Cavallo B5. Ok, la mia idea è a volte saltare in D6, sempre ad esempio su A6, cavallo D6 mi sembra molto interessante. L'idea è sempre che alfiere per D6, alfiere per D6, qua l'alfiere non è mangiabile sempre per questo tatticismo, quindi alfiere C6 e ora tipo torre 1 e mi crea una casa di fuga per il cavallo che sennò rischia di rimanere incastrato lì. Quindi ok, il nero ha una posizione molto solida, ma forse sono riuscito a creargli un po' di problemi almeno. Forse. Torre A7, idea torre D7. Abbastanza fastidiosa questa manovra. Perché anche su cavallo E4 probabilmente mi fa torre D7 comunque. E questo è un bel problema. E questo è un bel problema. Mi sa che ok, forse se mi salvo la mia posizione è molto brutta su torre D7. Devo fare tipo cambiare il cavallo e poi giocare torre E3 per difendere l'alfiere e sperare di non perdere nulla. In realtà c'è anche una parvenza di minaccia qua. Non so se alfiere per H7 vada bene. Beh, torre B1 la facciamo in ogni caso. E su alfiere D4 vediamo. Alfiere per H7, donna H5. Penso che sia la mia chance migliore in realtà. Non penso che oggettivamente sia corretta, ma è quello che devo fare. Pure torre H3 subito. No, devo fare così. Facciamo torre H3 dopo. Anzi, donna H5.
Il re torna dentro e torre H3. Però il problema di questa variante è che si crea una casa di fuga con il re. E io, è vero che sembra che abbia un'iniziativa interessante, ma la verità è che il nero è veramente solido qui. Posso provare a mettere qualche minaccetta, ma la mia iniziativa si esaurirà molto presto. Donna G6. Chi lo sa? Chi lo sa che non venga fuori qualcosa di interessante qui? Sembra molto sospetto questo sacrificio di pezzo del bianco. Comunque, vedete che almeno ci sta pensando un po'. Sto mettendo un po' di pressione. Alfiere H6. Ok, ho un'idea. Ho una piccola idea in questa posizione. Facciamo anche H5. Tanto il pedone G è sempre inchiodato. E voglio giocare alfiere C1. Una delle prossime mosse. In modo tale... È una specie di bluff, perché alfiere C1 l'idea, alfiere A3, ma la vera idea è giocare H6 e creare un po' di casino con il pedone H. Lui consolida la posizione della torre. Ok, questo però me lo posso mangiare, forse. Posso dare scacco qua, forse non ha alcun senso. Il mio problema vero è che ho finito il tempo. Se no, qua forse qualcosina si poteva fare. Ho torre B1. Alfiere F8. Alfiere F8 è una mossa interessante. Alfiere F8. Donna H7 ora. Forse ho recuperato una qualità. Deve fare... E sacrificarmi una torre per l'alfiere in F8. Ok, ma questo è molto rischioso, no? Si è preso questo trucco. Donna per F7, adesso promuovo e... Ok, la posizione rimane difficile, ma ho molte più chance rispetto a prima. Diciamo che lei era probabilmente più contenta prima. Cosa succede qua? Ho una qualità per un pedone. Quindi eliminiamo questo che era più pericoloso. E ora penso che il gioco corretto potrebbe essere anche vinto per me questo finale. Anzi, è ben probabile che sia vinto per me, però bisogna sempre stare attenti. Uno al tempo... E due a sto pedone che ho fatto spingere troppo in profondità. Ok, lei non penso che stia giocando troppo in maniera accurata questo finale. Scacco. Anzi, non sta giocando bene questo finale, secondo me. Io anche. Ora 3 in realtà non è un grosso problema, perché appunto toglie il re e c'è sempre la minaccia di promozione. Quindi G7, ora minaccio l'alfiere. E adesso andrò a cercare di mangiarmi quell'alfiere. E proviamo a giocarla così? No, non ha senso. Così ha molto senso? No. C'era donna G1 alla fine, quindi devo giocare questa mossa, torre G5. Posizione stranissima. Ok. Io minaccio sempre la promozione qua. E come faccio ad avere un secondo sull'orologio se di incremento ce ne sono due? Ok, questa partita non ha avuto alcun senso e probabilmente finirà fatta per perpetuo. Ok. Pat, torre F6. Penso di essere sempre abbastanza tranquillo con questo pedone super avanzato. È difficile che possa perdere questa partita, però non impossibile. Soprattutto
Donna E8 strana, perché ora Re H6 non ha più scacchi e minaccia Torre F8. Sta cercando di perdere, però non ci riesce. Scacco in H4, devo mettermi davanti col re. Scacco, forse perdo questo finale. Perché è andata di lì? Io ho sbagliato, forse... Non capisco niente, non capisco assolutamente niente. No, non penso... Ah, mi vuole mettere in Zugzwang così. Torre F2. Se rimango tra F2 e F8 dovrebbe essere... No, forse è più facile da tenere questo finale. Torniamo in F2. Sereni, sereni. E anche troppo. Ok, R8. Vediamo se ha trovato un modo per migliorare. Per fare progressi. Secondo me a volte rischia anche di perdere questo finale. Se prova troppo. Fatta per ripetizione. Beh, bella sfida. Bella sfida, una partita veramente a caso, totalmente a caso, quindi facciamo la rivincita. Giocatrice forte e giochiamo la nostra Est Indiana come sempre a Blitz. Ok, queste varianti non sono troppo, diciamo, ambiziose col bianco, però sono abbastanza solide, abbastanza fastidiose, quindi possono essere abbastanza complicate da affrontare. Comunque, vabbè, doppiamoci questi pedoni, vediamo cosa succede. Probabilmente il bianco non prenderà una decisione al centro adesso, esatto, rimarrà abbastanza immobile. E riposizioniamo questo cavallo in D6, così liberiamo la spinta F5, il cavallo in D6 è un ottimo bloccatore del pedone D. E vediamo. D6. Cavallo B5 e ora partiamo con la nostra iniziativa ad est. Nello spirito dell'Est Indiana. Alfiere D2. F4 ha controindicazioni? Forse sì, forse no. Può essere. Non sembra una mossa che voglio fare, F4. Però non riesco a capire perché no. H8 è anche una mossa che prima o poi sarà utile. Vabbè, vai. Facciamo F4 e vediamo cosa succede. Vediamo se mangerà qui, rimarrà ferma. Magari qualche volta c'è qualche sacrificio con F3. Ok, quindi mangia. È per F4, quindi l'alfiere si è liberato. Questa è una buona notizia, anche se alfiere C3 la vedo come una cosa che prima o poi il bianco deve fare qui. Torre C1. Ok. Logica, quindi facciamo torre F7. Questa è una bella mossa che unisce attacco, perché un giorno altra torre potrà arrivare in F8 e anche difesa difendendo C7. Quindi alfiere C3 è arrivata. Forse è il momento per giocare F3 qua. Forse. Che potrebbe esserci della tattica. Che se dovrei un attimo calcolare. Tipo F3, alfiere per F3, torre per F3, G per F3,
Donna G5, scacco. Re H1. Alfiere H3. Forse c'è qualcosa, eh? Torre G1, alfiere G2, presa. Donna per C1, torre G1. Forse c'è anche qualcosa con cavallo E4. Dopo re H1. Ah. Dai, mi fido. Facciamo questo sacrificio un po' a caso. F3. Allora, la probabilità che F3 sia buona è 15% nella mia testa. Però, ok. Vediamo lo squilibrio. Donna G5 scacco. Avevo visto alfiere H3 qua, torre G1 unica, mi sembra. E alfiere G2, torre per e donna per C1. Però alla fine della fiera ho un pedone in meno senza che ci sia troppo in cambio. Però anche è vero che se non faccio alfiere H3, cosa faccio qua? Quindi dai, facciamo alfiere H3, alfiere G2 e donna per C1. Torre G1, donna F4, bisogna fare, almeno minacciamo qualcosa, ma lo difende in maniera intelligente con alfiere per G7. Ora, posso fare qualcosa di diverso? Per esempio, se mangio qua, l'alfiere dove va? Questa è una buona domanda. Perché se mangia qui, allora c'è donna per F3. E siamo contenti. Cacco. Se mangio qua, l'alfiere è in presa. Banalmente. Donna C3 non si può fare. Ah, mangiate in B5, ma allora siamo a cavallo qua. Donna per F3, qua posso recuperare 4 secondi. E... e vedo se dagli perpetuo provare a vincere in qualche modo. Che se non sembra la posizione migliore del mondo da provare a vincere. Re per G7, donna D7, re H6 e gli scacchi li ha finiti. Quindi potrei conservare una mini iniziativa dopo re H6. Donna D1, donna F3. Ok, ora mi ha tolto questa possibilità. Ok, facciamo torre F8, giusto per collegare i pezzi pesanti e giocare torre F7. Però ora non ho più, diciamo, pezzi pari. Quindi alla fine, tutto sommato, sto sacrificio è anche andato a buon fine. Mangiare qua non può perché c'è H3 in presa, anzi scherzavo, non è troppo in presa quello. Eh no, non è in presa per niente. Torre F6 giusto per chiudere questa diagonale. Torre F6 non sembra bellissima, legarsi i pezzi in questo modo. Forse torre F5 era più semplice. Vediamo. Ah, perché c'è anche la possibilità di cambiare le donne qua. Torre F5 ora. Non penso che cambierà le donne adesso perché c'è di 5 sotto. Non ha scacchi, quindi potrebbe anche rischiare. Ok, però torre G5 cosa fa? Cosa fa su torre G5? Scacco. Cacco. Recuperiamo un po' di tempo. E mi serve del tempo per capire se sto finale è accettabile. Forse posso mangiarmi questo. Non so se il finale di pedoni era buono per me, però non vedo scacchi per lui, quindi... ah, era B7 sotto. Male, 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 male. A 5. Il finale è fatto sicuramente, ma i finali di donna sono un bel bordello, quindi li giochiamo volentieri. Donna F5, ora ho recuperato un po' di tempo. E lei sta giocando sempre a rischio molto molto alto, perché subito con il re aggressivo io
Ok, devo arrivare in D3. Questa è la mia casa, D3. Perché da D3... D3 penso di coprire gli scacchi nel caso il re venga in H5, ma in realtà c'è anche questo. E non ho più tempo. Però non ha scacchi qua? Non sbaglio? No, non ha scacchi, quindi faccio A4, così. Perché no? Donna B4... Oh, madonna B3. Ah no, mi sono preso matto in una. Che imbecille. Che imbecille. Vabbè. Che palle. Va bene, dai. È tutto per questo sabato. Video lunghissimo. Mi raccomando. Mettete like al video se vi è piaciuto. E ci vediamo domani per un altro paio di Blitz. Ciao ragazzi.